La compagnia aerea low cost Ryanair torna ad investire su Napoli e dopo la programmazione estiva che vedrà ad aprile 19 voli in partenza da Capo di Chino, ha annunciato oggi le 9 nuove destinazioni per l'inverno 2017-2018. Due aeromobili collegheranno il capoluogo partenopeo a Bologna, Breslavia, Bruxelles, Dublino, Cracovia, Malta, Porto e Salonicco, facendo viaggiare oltre 1,5 milioni di clienti l'anno ed alimentando un indotto di 1.300 posti di lavoro. Le novità della programmazione invernale sono state annunciate stamane presso l'aeroporto di Capo di Chino dal numero 1 della compagnia, alla presenza dell'amministratore delegato GESAC Armando Brunini e del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Napoli mancava nel network italiano di Ryanair, siamo numeri 1 in diverse città italiane, in diversi principali aeroporti italiani come appunto Milano e Roma, ma mancavamo sicuramente su Napoli. La cosa importante è che oggi annunciamo 9 nuove rotte per l'inverno ed è particolarmente interessante per Napoli, che ha bisogno fortemente di destagionalizzare il proprio traffico, perché appunto il turismo si concentra nei mesi estivi, noi invece cresceremo intensamente anche durante i mesi invernali, quindi è una grande opportunità per il turismo a Napoli e nella regione. Un ulteriore elemento di forza della nostra città, del nostro aeroporto. Ryanair investe in modo forte per tutto l'anno, in particolare sui weekend, ma non solo, nuove rotte europee, siamo davvero felici perché segno che Napoli tira da un punto di vista economico, commerciale, turistico e culturale. Siamo stati credibili, questo è l'aeroporto secondo me più bello d'Italia, lo dico sinceramente, sta crescendo in modo fantastico, in qualità, anche in raffinatezza, e come deve essere una città come Napoli, che vuole credere nelle sue forze. Ryanair ha capito quello che sta accadendo a Napoli, ha fatto un investimento importante che, non dimentichiamoci, crea anche tantissimi posti di lavoro, diretti e come indotto, quindi si sta creando tanto lavoro a Napoli grazie al rilancio economico, turistico e culturale della nostra città.